Se volete sapere come ho fatto a girare questa piccola clip iniziale che vi ho appena mostrato, mi dovete seguire su Instagram, è per questo che ve lo dico sempre. Lì trovate delle cose diverse e in questo caso trovate proprio la descrizione dell'attrezzatura e del più o meno come ho fatto a ottenere queste immagini con uno smartphone, in questo caso iPhone. Oggi invece parliamo, siamo qui al Mac ma anche sullo smartphone, per parlare di color grading, per parlare di come ho ottenuto quella pasta, quel risultato estetico in termini di colore, insieme a The Answer. The Answer è sostanzialmente un plugin, quindi una sorta di espansione che si va ad aggiungere a tutti i programmi professionali più noti, più famosi, Lightroom, Photoshop, DaVinci Resolve nel caso del video, e c'è anche un'app dedicata su iOS e credo che arriverà presto anche su Android, che ci sostanzialmente apre un mondo verso un editing, un color grading che va nella direzione del vintage, della ricostruzione del film, della pellicola, delle pellicole reali, realmente esistite, facilitandoci però la strada. Quindi è uno strumento potentissimo, professionale, adesso vi spiego perché, che allo stesso tempo però facilita la strada a chi magari o semplicemente non ha voglia per certi tipi di lavori, ha bisogno di una certa velocità per arrivare a un certo obiettivo, creando quindi un punto di svolta, come è successo a me, per le lavorazioni di molti contenuti. Ma vi spiego rapidamente, questi sono dei matti, non parliamo di simulazione pellicola così tanto per parlare. I ragazzi di The Answer hanno un'esperienza decennale e proprio insieme ad alcuni mostri sacri che hanno fatto la storia della pellicola in Kodak, in Fuji, che fanno parte del loro team, si sono fatti uno studio scientifico, ripeto decennale, nel loro laboratorio, pellicola per pellicola. Ci sono praticamente quasi tutte le pellicole che sono esistite e che esistono nella realtà, con esperimenti su sovraesposizioni, sottoesposizioni, effetti nella fase di stampa per andare a simulare anche quel genere di situazione lì, risposta in diverse situazioni in una determinata pellicola, risposta di determinato sensore nella stessa situazione. Hanno fatto insomma un lavorone gigantesco per farci ottenere proprio questo, quindi una strada in discesa verso un color grading pesante, potente, efficace, personalizzabile, con dei cursori che lavorano in maniera estremamente profonda sull'immagine con grande precisione, sempre però in maniera molto smart, molto semplice. Per questo che ho deciso di accettare questa proposta, perché secondo me si sposa un po' con l'approccio smart, oltre al fatto che ci sono proprio delle attenzioni particolari per il mondo degli smartphone, adesso ve le svelo. Farei così, mi butto su DaVinci, che è dove lui, lato video, oggi parliamo della parte video, per la parte foto avremo un video dedicato a fine mese che è una bomba. Abbiamo fatto degli esperimenti fianco a fianco, macchina analogica, smartphone, delle cose molto molto divertenti che vi mostrerò a fine mese, massimo inizio settembre. Oggi parliamo della parte video, andiamo su DaVinci, ma vi faccio vedere anche qualcosina riguardante l'app. Allora, eccoci qui. Per chi non conoscesse DaVinci Resolve, nessuna paura, non lasciatevi spaventare dall'interfaccia. Vi sto mostrando questo plugin proprio perché può aiutarci a sfruttare la potenza di programmi professionali come questi in maniera, diciamo, snella, semplice e raggiungibile, diciamo, da tutti quanti. Abbiamo girato, come in questo caso, in log, vedete che l'immagine è sbiadita, decontrastata, poco satura, quindi necessiterebbe prima di una fase di color correction, dovrei andare a lavorare sui contrasti, sulla saturazione o fare una conversione tramite una LUT, un filtro, ok? E questo lo dovrei fare tutto manualmente tramite DaVinci. Se io prendo The Answer Pro, questa è l'espansione, si trova tra gli effetti, la applico al mio nodo, la metto sull'ultimo solo per sottolinearvi che va sempre applicata per ultima comunque la lavorazione di The Answer, di plugin così invasivi. Se fate color correction dell'immagine prima di attivare l'effetto pellicola, prima si fa la color correction e poi si attiva l'effetto pellicola, ovviamente. In questo caso non cambierebbe nulla perché è l'unica lavorazione che vado a fare, anzi questi nodi li posso eliminare e vi faccio vedere. Fatemi spegnere un attimo tutte le opzioni. La prima voce che troviamo è la voce input e questo ci aiuta proprio in questi casi in cui abbiamo girato in slog e abbiamo bisogno intanto di fare una correzione colore. E guardate che ficata, ci sono varie situazioni, tra cui anche Apple Gamma, ma nel nostro caso di una ripresa effettuata in log, noi andiamo su Choose Camera, ci sono tutti i vari brand del caso, io mi sono già fatto i miei esperimenti con le nostre Apple Magic, eccetera, ma soprattutto c'è Apple, iPhone e Filmic Pro.
hanno tirato in causa Filmic Pro, che è la migliore app di ripresa video per smartphone sostanzialmente. Abbiamo i profili di iPhone e ci sono sostanzialmente tutti i profili necessari per andare a fare la nostra conversione. Ad esempio, questa è una clip che io ho girato in ProRes Log V3 Plus. Faccio così e ho la mia conversione. Da qui posso iniziare a fare le mie varie poi correzioni dettagliate per poi andare ad applicare gli effetti pellicola. E questa era per farvi vedere la conversione dal log e la comodità che vi permette di girare in maniera professionale con appunto il log, che è poi un formato che è tosto da saper gestire, ne abbiamo parlato in un video dedicato, e con un semplice click avere la nostra conversione e poter iniziare a colorare liberamente. Venendo invece al nostro filmato, eccolo qui, questa è la clip colorata, prendiamo il primo piano di Ludovica, vi faccio vedere passo passo come ho fatto ad ottenere questo cambio, questo effetto, da una resa palesemente molto digitale, molto da iPhone. C'è un po' di lavoro dietro anche in fase di ripresa, fatto sta che è abbastanza stravolgente quello che succede poi in post-produzione. Ok, mettiamoci comodi e vediamo cosa ho combinato. Come input Apple Gamma e non sono andato a fare nessuna conversione, ovviamente, perché, lo vedete, questa è una clip già colorata. Avendo girato in 60 fps, il log non è supportato, anzi, su Filmic Pro con iPhone, quindi non ho potuto girare in log. Non ho bisogno di fare nessuna conversione, sono già pronto per iniziare. I primi due pannelli sono appunto dedicati a delle piccole correzioni colore per andare a, in maniera semplice, con tutto quello che serve, a sistemare un po' la nostra immagine se qualcosa in fase di ripresa sostanzialmente è andato storto, c'è una temperatura colore sbagliata, ho usato una lente che magari ha un contrasto un po' spiacevole o una tinta un po' particolare, ho delle aberrazioni cromatiche, ho problemi di contrasto, posso andare un pochettino a correggere la mia immagine in questo senso, e quello che ho fatto è semplicemente decontrastarla pochissimo, come potete vedere, abbassando un po' il contrasto, aumentando un po' il gamma. Dopodiché inizia la fase subito dedicata alla pellicola, con la scelta della pellicola. Allora, qui ci sono, come potete vedere, 300.000 pellicole diverse. In questo caso ho scelto Kodak Ektachrome E100 perché è una pellicola particolarmente moderna, poco invasiva e molto adatta alle riprese in esterno, quindi è una scelta che plausibilmente avrei potuto fare anche se avessi effettivamente avuto una camera analogica con cui effettuare la ripresa. Lo vedete perché quando la vado ad abilitare non ho un particolare stravolgimento in termini di colore, lavora su dei toni molto naturali, tant'è vero che ho una leggera desaturazione, la mia immagine si apre un pochettino in termini di contrasto, tutto in maniera incredibilmente piacevole, lo vedete, vi faccio un po' di on off, vedete come non va a fare dei danni anche sul recupero di un'immagine che non ha così tante informazioni, no? Abbiamo girato con lo smartphone, comunque c'è un'applicazione molto consapevole del filtro e mantiene comunque una linea che già ha un sapore un po' più vintage, ma che non va appunto a stravolgere con tinte forti, magari con tipiche cose che vedremo su effetti pellicola un po' più vivaci. Dopodiché possiamo personalizzare questi aspetti di cui ho appena parlato con film compression e espansione, andando a lavorare sui punti di bianco e di nero e lavorando in maniera sempre molto giusta su alcuni punti della curva per cambiare il nostro contrasto sostanzialmente. Vi faccio vedere quello che ho fatto io. Ho leggermente abbassato sia i bianchi che i contrasti, cioè ho portato tutto a un tono leggermente più basso. Vi faccio vedere come agiscono i cursori, vedete com'è poi abbastanza violento il range se vado a muovermi, c'è proprio la simulazione di una sovraesposizione reale della pellicola, faccio vedere anche col nero, può essere anche piacevole esagerare, sporcare un po' la nostra immagine e ricreare anche un po' i limiti della pellicola. Qui, a parte che sto lavorando con una pellicola estremamente moderna e attuale, se vogliamo, rispetto a quello che è un po' il nostro immaginario, ma io sto comunque cercando di tenere i vantaggi che ho dall'immagine digitale, da quello che ho girato, e di renderla semplicemente un po' più
interessante. Ho leggermente abbassato tutto perché è una tendenza che ho io di tenere sempre leggermente più chiusa un'immagine, che voglio dare un sapore un po' più cinematografico. Arriviamo all'effettistica. Qui abbiamo una simulazione della fase di stampa, print. Abbiamo una scelta tra i più celebri profili di stampa. Chiaramente il mio consiglio è di approfittare appunto di questa snella, pratica selezione che vi propone The Answer per farvi anche un po' una cultura e andarvi a studiare queste cose. È abbastanza semplice, ma anche sperimentando potete vedere un pochettino quello che vi piace di più. Alla fine il color grading è una fase creativa nella finalizzazione della nostra immagine, quindi lungi da me dirvi che ci sono delle regole e dei principi estetici ben precisi. Ovviamente non è così. Abilitiamo e vediamo che interviene in maniera importante sull'immagine in termini di contrasto, che possiamo andare a regolare. Vi faccio presente che questi cursori di esposizione, contrasto tonale, densità colore e saturazione lavorano in un certo modo che deriva appunto dallo studio che ne è uscito dalle fasi di stampa che hanno fatto in laboratorio. Sono ben diversi dai cursori che hanno lo stesso nome magari in altri menu, ed è per questo che dobbiamo cercare di lavorare in maniera lineare, così come ce lo propone il programma, comprendere un pochettino come risponde l'immagine ai vari cursori e capire dove intervenire. In questo caso lui con un semplice click ci propone anche un cambio del range dinamico. Vi faccio vedere, ecco qui, va a riaprire un pochettino la nostra immagine ed ecco il risultato finale, da com'era a come diventa. Lavora sempre un po' su quella linea che voglio io, quindi non troppo invasiva in termini di predominanza delle tinte, va molto a lavorare su un bel contrasto e allo stesso tempo una piacevole desaturazione. Lavora molto bene secondo me anche sui toni della pelle. Qui abbiamo proprio il grading vero e proprio, quindi possiamo andare, ecco, quel sapore, quella presenza più forte di determinate tinte piuttosto che altre, che molte pellicole danno già standard di loro, la possiamo andare a ricreare, a personalizzare qui. E io mi sono mosso su dei toni un po' giallognoli per andare un po' a invecchiare, se vogliamo, un po' una roba molto classica, però è quello che ho fatto. Come vedete ho i classici tre cursori per le regolazioni delle tinte e poi ho anche i cursori relativi allo scaldare o raffreddare, ombre, mezzi toni, alte luci, e andare poi a aiutarmi un po' a compensare con sempre dei guadagni legati alla gamma dinamica e all'esposizione. Mi sono mosso, vedete, molto verso destra, quindi ingiallendo in maniera un po' progressiva alte luci, mezzi toni e ombre, per vedere come cambia, come lavora l'immagine. Sposto un po' le cose, come vedete è molto selettiva e precisa nel lavorare, vedete qui alte luci, tocca in maniera veramente giusta solo un certo range di toni rientranti nelle alte luci. La cosa bella, chiaramente mi devo muovere con grande cautela, ma è, come vedete, è quasi difficile ottenere qualcosa di brutto, un pasticcio, non so come dirvi. Ci aiuta proprio in questo il programma, e questa è la più grande dote, secondo me, che ho trovato nella trasformazione delle immagini utilizzando questo plugin. Arriviamo agli effetti più fisici, più legati alla simulazione del supporto fisico. Abbiamo il classico lavoro di grana. Chiaramente tutte queste cose le fa anche DaVinci, c'è un effetto grana anche di base su DaVinci, ma trovate dei video di confronto su come inevitabilmente, essendo questo un plugin pensato esclusivamente solo per questa direzione, è estremamente più preciso ed estremamente più piacevole nel lavoro che svolge. Per la grana ad esempio ci propone diverse soluzioni, per farvela breve, più grande è il primo numero, che sarebbe la grandezza della pellicola, minore sarà la quantità di grana, più piccolo è l'ultimo numero, che sarebbero gli ISO o gli ASA anzi della pellicola, più fine o più grande sarà la grana presente. Io posso anche andare a personalizzare ovviamente il tutto: grandezza della grana, quantità, posso scegliere quanto la grana vada a sovrapporsi e a intervenire sulla risoluzione dell'immagine, vedete, ora vi estremizzo per farvi capire, e poi posso addirittura andare tono per tono, ombre, mezzi toni, alte luci, a
a dirgli quanta quantità di grana mettere. La scelta che ho fatto io in questo caso è su una grana molto piccola e molto fine, veramente una grana in movimento. Stiamo girando un video, non mettete grana fissa perché è una cosa terrificante. È un effetto secondo me molto molto piacevole. La levo, la metto. La grana aiuta, ragazzi, vedete, a ridare fisicità all'immagine, a renderla più presente, dona un po' di tridimensionalità e, se applicata nella maniera giusta, secondo me, a parte se stiamo girando delle cose che devono essere molto patinate, molto pulite di per sé, è sempre piacevole. Non è mai quella forzatura che dici: ah, hai voluto fare l'effetto vintage, l'effetto... No, secondo me può essere una costante sempre piacevole. Io ho cercato di fare un po' questo qui, vi rimetto un prima, dopo, e poi abbiamo l'effettistica classica per concludere. Aleation sarebbe una sorta di aberrazione rossastra che si crea sui forti contrasti, specialmente sui bordi degli oggetti. Vi faccio vedere, in questo caso ne ho applicata veramente pochissima perché era una cosa che non mi interessava avere, ma vi faccio vedere in mask mode. Vedete, ad esempio, qui Ludovica aveva un forte controluce, infatti esce, eccolo lì, dà un po' di rotondità, se vogliamo, ed ammorbidisce un pochettino quel punto lì. Bloom è proprio la diffusione delle alte luci. Io ve lo faccio vedere portato un po' al suo estremo. Chiaramente lo capite da voi, un effetto che avevo usato con un certo criterio, almeno per quel che mi riguarda. Poi, se volete sperimentare, sperimentate. Io qui l'ho applicato in maniera leggerissima, era una situazione molto concreta, non c'era niente di troppo etereo, almeno dal mio punto di vista, quindi qua non ho scelto di applicare nulla di che, così come non ho scelto di applicare degli effetti che sono, secondo me, fenomenali se ricercati, come il danno della pellicola, respiro e gate wave. Vi spiego che cosa sono molto velocemente. Danno si intendono quei disturbi che spesso si creano e che fanno un po' percepire lo scorrimento della pellicola, che fisicamente scorreva e scorre quando oggi Christopher Nolan e pochi altri la utilizzano, e ve lo faccio vedere. Quei difetti legati a magari una pellicola sporca, della polvere, dei piccoli graffi. La cosa fica qual è? Che si può personalizzare, guardate qui, polvere, ecco, capelli, diciamo quei graffi, esatto, polvere di un certo tipo, pelucchi, eccetera, graffi veri e propri, che è dovuti allo scorrimento, quando una pellicola invecchiava e veniva riprodotta più volte la qualità scendeva. Possiamo andare a personalizzare tutto, qui ovviamente ho esasperato. Film breath invece è quando magari c'erano problemi di emulsione della pellicola, quindi una pellicola particolarmente vecchia, lo notate molto nei film neorealisti, a causa della grande povertà si rabbattavano pellicola a destra e a sinistra, magari metà film era girato con una pellicola, metà film con un'altra, e si incollavano assieme, cose di questo tipo. Cosa succedeva? Che non c'era stabilità nell'emulsione e quindi piccole variazioni di contrasto, piccole variazioni di saturazione, piccole variazioni sulle tinte. Faccio vedere sempre l'effetto più esagerato, vedete sul volto come cambia radicalmente, e andiamo più soft, ecco che quasi impercettibile, ma nell'insieme, nella visione, magari a schermo grande, ci dà quel qualcosa in più che per certi versi, su certe riprese, può essere anche una ricerca, qualcosa di piacevole. L'ultima cosa che vi mostro di questo trio di effetti è il gate wave, ovvero qui parliamo di un problema fisico non della pellicola, ma del sistema su cui scorre, quindi un traballamento durante lo scorrimento che porta ad un'immagine instabile. Vi metto sempre il più esagerato, eccolo lì, vedete? Questo è molto tipico, secondo me può essere molto piacevole in certe situazioni, studiatevelo per bene. Anche questo, così come il precedente, è ovviamente personalizzabile al 100%. Vignettatura, non vi devo dire niente, io qui l'ho applicata abbastanza pesantemente, mi piaceva ricreare un po' questa cosa come se fosse una sorta di limite legata al mezzo. E grosso modo abbiamo visto tutto, perché poi ci sono delle funzioni legate alla visualizzazione tecnica sul programma e non al lavoro sull'immagine. Vi faccio vedere un prima dopo. Prima, dopo, una trasformazione credo importante, palesemente una scelta che vuole avere una direzione, non vuole essere qualcosa di neutro, ma che secondo me
poteva essere per questa situazione di tramonto un po' così malinconica, abbastanza piacevole. Cose fiche che vi dico se nel caso in cui questo non dovesse bastare. Tutto quello che avete visto qui, a parte la sessione input, quella di correzione e conversione da un log a un lineare per poi poter iniziare a lavorare sull'effettistica, è presente anche sull'app di iOS. Cioè, lui ti legge anche le clip girate in ProRes, la prendi, la importi e in un attimo hai tutto questo menu a tua disposizione. È una roba che secondo me non ha prezzo, chiaramente funziona anche su iPad. Arriviamo a come ottenere tutto questo ben di Dio. Vi racconto due cose fiche e una un po' meno piacevole. La prima è che ognuna di queste applicazioni, app, DaVinci Resolve, parte video, parte fotografica che vedremo a fine mese nel prossimo contenuto, eccetera, ha un periodo di prova gratuito e questo è fantastico. Dopodiché lui va ad abbonamenti temporali. Si possono fare abbonamenti di 3 mesi, annuali e così via. Ci sono diverse soluzioni, c'è anche una versione light un po' meno costosa. Io vi lascio qui sotto il link dove trovate tutte le informazioni, sia tecniche che in termini di prezzo. E la cosa bella è che c'è un periodo di prova. La seconda cosa bella è che nel momento in cui volete appropriarvi di questo mezzo potentissimo, ho un codice sconto da proporvi, Vindecaro 91, avrete il 10% di sconto. La cosa un po' meno figa è che non costa proprio pochissimo. Ma perché? Perché questo è uno strumento, l'avete visto in parte, questo è stato un tutorial molto veloce, estremamente dedicato al mondo professionale. Però io ho voluto comunque accettare questa cosa e portarvela perché secondo me sposa appieno anche una filosofia, come vi dicevo all'inizio, di massimo risultato con, diciamo, un workflow molto molto snello, adatto anche a chi ha le prime armi, vuole imparare e può imparare attraverso qualcosa di incredibilmente affascinante, intanto perché è una libreria digitale che ti riporta quasi fisicamente nel mondo analogico e tu, leggendo e testando pellicola su pellicola, effettivamente impari, ma soprattutto ti permette di arrivare al risultato senza fare casini, senza fare danni, anche se non conosci bene il programma, in maniera semplice, facile. Insomma, è uno strumento potente e accessibile. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo che trovate in descrizione tutto quanto. Vi ricordo, se vi è piaciuta questa clip di Ludovica che corre in spiaggia, che su Instagram e TikTok trovate un po' di tips, di consigli su come realizzo queste clip con lo smartphone. E vi ricordo che me ne vado in vacanza. Ci vediamo a fine mese. Non uscirà, credo, più nulla. Questo è l'ultimo, unico e ultimo video di agosto.